Bentrovati su Radio Alfa e benvenuta alla nostra graditissima ospite, la senatrice Anna Bilotti, che ci ha raggiunto qui negli studi di Salerno. Ben ritrovata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei naturalmente per la sua presenza, perché insomma non era scontata. Tutt'altro, perché insomma gli impegni sono davvero tanti, ma poi insomma la politica richiede, credo, un grosso impegno. Partirei proprio da questo, ne stavo un po' parlando anche a microfoni spenti. La politica è una missione e spesso insomma comporta anche dei sacrifici, no? Se vogliamo, partiamo proprio da questo. Intanto, come nasce, ecco, un po' ribaltiamo gli schemi, perché parleremo sicuramente di diverse tematiche che ci stanno a cuore, che sono legate al nostro territorio e al suo impegno particolare, però insomma ribaltiamo un po' questo schema e le chiedo appunto come nasce, lei che tra l'altro insomma è così giovane, questa passione per la politica, perché credo che sia soprattutto quello. Sì, è una grandissima passione che nasce fondamentalmente dalla quotidianità, dall'aver trasformato l'insofferenza verso uno stato di cose in uno stato di attivazione personale per i miei diritti, diciamo che questo certo. Mi viene un po' anche dalla mia formazione professionale. Io di professione sono avvocato penalista, però poi a un certo punto anche nella quotidianità del mio lavoro mi trovavo ad applicare delle leggi che venivano decise altrove, si formavano altrove, certo, sulla base ovviamente di processi democratici. E poi c'è stato questo incontro, questo colpo di fulmine con il Movimento 5 Stelle, che ha saputo restituirmi quello che insomma cercavo e che credevo di non poter trovare più, essendo stata disillusa da quello che avevo vissuto fino a quel momento. Secondo lei il Movimento 5 Stelle ha rappresentato insomma una svolta, così come il Movimento 5 Stelle si poneva, ecco, all'inizio? Il Movimento 5 Stelle ha rappresentato la svolta ed è ancora la svolta, perché la diversità è tangibile nelle azioni concrete al di là dei proclami. Quanto è difficile farsi portavoce delle istanze di un territorio? Perché lei chiaramente è senatrice, non amministra solo per la provincia di Salerno, per la regione Campania, chiaramente fa suoi, credo, i bisogni e le esigenze di tutto il paese. Ma quanto è difficile farsi appunto portavoce dei bisogni di un territorio? Il nostro è un territorio con tante potenzialità, ma anche insomma tanti problemi. Non è difficile nella misura in cui una persona che ricopre il mio ruolo si rende conto che, cioè, fa suo uno spirito di servizio, per cui mettersi a disposizione, nel momento in cui si mette a disposizione delle persone, non sta facendo altro che adempiere al proprio dovere. Semplicemente le dico, certe volte è frustrante, nella misura in cui io stessa nel mio ruolo mi trovo di fronte a degli intoppi burocratici, chiamiamoli così, che non sempre mi permettono di dare una risposta concreta, tangibile. Però io amo tanto parlare con le persone, perché riescano ad entrare in questo meccanismo e a toccare con mano quali sono poi gli intoppi davanti ai quali certe volte non si riesce ad arrivare ad una fine, al raggiungimento del risultato, sì, concreto. Però la cosa più importante è che si diano delle risposte ai cittadini, sempre, senza mai negarsi. Non so se insomma è un po' anacronistica questa domanda: com'è oggi il rapporto donna politica? Riusciamo insomma, lei ovviamente è la prova di quanto si possa fare, di quanto anche una donna possa fare, non è certamente l'unica, però oggi è difficile ancora fare politica per una donna, oppure siamo davvero allo stesso livello? Ma oggi è difficile il mondo per le donne in generale, nel momento in cui certe affermazioni in materia di parità restano petizioni di principio e non si traducono materialmente. Vero è che certi espedienti a cui si è pensato in passato, tipo le quote rosa, non hanno assolutamente risolto il problema della presenza delle donne in politica, che è uno spazio che noi donne ci ritagliamo, e ci ritagliamo anche con i giusti, come dire, soprattutto con le qualità, perché non ci sono, certo, dei numeri da garantire, ci sono delle professionalità da mettere in campo e da portare a frutto.
sulla donna, sulla funzione della donna, sui diritti della donna, lei insomma si è espressa spesso non solo il 25 novembre, come insomma ha voluto sottolineare tra l'altro proprio in quel periodo lì, perché purtroppo oggi parliamo tanto di violenza ed è un bene da una parte, perché vuol dire che insomma il sommerso viene fuori. Ovviamente l'aspetto negativo è che la violenza c'è, però lei insomma si batte anche per questo, per garantire appunto i diritti delle donne. Ma sono due questioni che vanno assolutamente di pari passo, perché nel momento in cui si riesce a raggiungere una concreta, effettiva parità di genere, anche parte dei fenomeni di violenza vengono ad essere ridimensionati, perché noi abbiamo delle statistiche che ci dicono che la maggior parte dei fenomeni di violenza si consumano all'interno delle mura domestiche, e alla lunga, anzi non troppo neanche alla lunga, questi fenomeni si radicano in una disparità dei coniugi. Noi proprio in questi giorni, la settimana scorsa, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati la nostra proposta di congedo paritario paterno, perché nel momento in cui una donna va in maternità ed è obbligata ad andare in maternità, perché è giusto che qualcuno si occupi dell'infante, lo stesso obbligo non c'è anche per l'altro genitore. Questa è già una disparità di fondo che poi rischia di ripercuotersi sul rapporto, sul lavoro della donna, sulla sua carriera e anche sugli equilibri familiari. Quindi sono tanti i piccoli pezzettini che si possono mettere insieme. Insomma, c'è ancora tanto da fare, non solo per difendere i diritti, come giusto che sia, ma anche per garantire una giusta opportunità, insomma, anche di partecipare alla vita, alle scelte del paese in cui si vive. Insomma, c'è ancora tanto da fare, però. Questo è un discorso che vale in generale per i diritti, perché i diritti non sono niente di acquisito. Il problema è che nel momento in cui noi pensiamo che quelle conquiste nessuno ce le possa toccare, poi rischiano di essere messe in discussione, e questo non dobbiamo mai permetterlo, lo dico da avvocato prima ancora che da parlamentare. Certo. Leggo che lei fa parte del Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del Movimento 5 Stelle. Insomma, sono scelte queste che sono effettivamente, che vanno al di là di un annuncio, ma insomma vogliono essere cose concrete, ecco. Che cosa si può fare attraverso questo comitato? Ma io di queste scelte ti voglio innanzitutto ringraziare il presidente Giuseppe Conte, che ha ritenuto di onorarmi della sua fiducia. E come dicevo, a proposito della proposta di legge sul congedo paritario paterno, sì, si possono portare avanti delle azioni che in questo modo, anche per la proposta che ho appena menzionato, vadano al di là degli steccati ideologici, dell'appartenenza ad una determinata forza politica, perché nel caso dell'emancipazione della donna, della parità di genere, è una battaglia che ci deve interessare tutti, certo, trasversalmente. Assolutamente. Riprendiamo da qui, ma tocchiamo anche altri argomenti tra pochissimo, dopo la pubblicità, con la senatrice Bilotti, che rimane con noi. Oggi, per chi si fosse sintonizzato su Radio Alfa solo adesso, abbiamo il piacere di avere con noi in studio la senatrice Anna Bilotti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato di donne, di politica, senatrice, ma naturalmente non possiamo non parlare di quelle che poi sono le problematiche del nostro territorio, e ce n'è una insomma importante legata al lavoro, all'economia. Sto parlando ovviamente della fossa di Battipaglia, che rischia insomma di chiudere e di mandare a casa 300 persone. Sì, assolutamente un problema gravissimo, come sicuramente lei saprà. C'è stato già un primo incontro al ministero, dal quale però in realtà non è venuto fuori nulla di concreto per gli operai, che ricordiamolo una volta e per tutte sono al centro di questa vicenda, perché da una parte abbiamo una proprietà che ha deciso di investire nella produzione di un determinato tipo di fibra, per cui ha delle commesse dalla Francia, e quindi decide di chiudere a Battipaglia, in qualche modo, come dire, non badando al destino di tutti questi operai. E dall'altro abbiamo un governo che, tanto per cambiare, come sta facendo da più di un anno e mezzo, l'unica cosa che è venuto a dirci a mezzo della bocca per bocca del ministro Urso, che è tutta colpa di quelli di prima, perché in realtà il ministro avrebbe fatto questo decreto, ci dovrebbe essere l'individuazione da parte dell'agenzia competente della specifica per la fibra, però tutte queste cose
non interessano a 300 famiglie che rischiano di andare, certo, in mezzo a una strada. E soprattutto a 300 famiglie, noi dobbiamo ricordarci una cosa: la FOS è un'eccellenza, ma come nella maggior parte delle realtà territoriali, io ho già avuto un'esperienza con gli operai della Treofan che sotto il governo Conte sono stati, hanno avuto questa crisi aziendale, e una crisi aziendale che ha avuto, è arrivata ad una riconversione. Dicevo, non ci dobbiamo mai dimenticare che le eccellenze le fanno gli operai, certo. Quindi nel governo che si riempie la bocca di un ministero, un mise che si è trasformato in con un altro nome delle, per le eccellenze, né dall'altra parte la proprietà, devono rendersi conto che se oggi sono arrivate ad essere un'eccellenza è grazie agli operai, ed è il destino degli operai che dobbiamo assolutamente tutelare. Assolutamente sì, anche perché un governo credo che abbia proprio questo ruolo, no? Laddove insomma un'azienda decide di cambiare strada, di chiudere e di non magari riconvertire, oppure di non adeguarsi a quelle che possono essere le esigenze, il governo dovrebbe insomma trovare, potrebbe trovare, come dire, il modo anche per imporre una soluzione che salvaguardi appunto i posti di lavoro. Anche perché io lo dico spesso quando ci capita, insomma, e lo facciamo purtroppo spesso, di parlare della FOS, che sono 300 operai, 300 famiglie che dall'oggi al domani insomma contribuiranno a bloccare l'economia, perché se io ho una difficoltà insieme a me altre 299 persone, è chiaro che non andremo più magari a fare acquisti sui nostri territori, insomma in qualche modo l'economia subirà un colpo da tutto ciò. Quindi insomma il governo dovrebbe tener conto di questo e imporre insomma all'azienda di invertire la rotta. È una situazione drammatica, so che gli operai sono in una mobilitazione permanente, devono sapere che hanno tutto il mio appoggio, assolutamente. Eh beh, è giusto che sia così, è giusto che la politica faccia proprio questo. Allora, senatrice, ci ritroviamo tra pochissimo, adesso a Radio Alfa, l'appuntamento con Meteo e Viabilità. Torniamo insieme anche e soprattutto con la senatrice Anna Bilotti del Movimento 5 Stelle, che oggi insomma è qui con noi per parlare un po' di problematiche locali, ma non solo, di quello che deve essere l'impegno a livello nazionale appunto della politica e dei politici, insomma, come lei. Lei è stata un po' critica nei confronti del governo Meloni, soprattutto insomma per quel che riguarda il destino della FOS Prysmian di Battipaglia. Giustamente insomma siamo un po' tutti con il fiato sospeso per il destino di questa azienda e soprattutto insomma di questi 300 lavoratori, però insomma il governo andrebbe bacchettato secondo alcuni, forse penso anche dal suo punto di vista, per quel che riguarda l'autonomia differenziata. È un disastro, ecco, è un disastro annunciato, ed c'è anche un argomento che viene comunicato con una fortissima disonestà intellettuale, perché davanti ai numeri non ci possono essere opinioni. Tanti colleghi del parlamentari del Sud sono stati additati per aver diciamo votato un provvedimento che di fatto affossa il Sud ed affossa tutte le zone più deboli, come per esempio possono essere le aree interne, uh-huh, tutte le aree più svantaggiate. E stiamo ancora una volta, rispetto al governo Conte, tornando indietro, perché noi abbiamo un ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che è tornato durante la pandemia dall'Europa con 209 miliardi di euro, e nessuno si chiede, o meglio qualcuno cela, del perché il presidente Conte sia riuscito, oltre ovviamente per la sua abilità, a portare tanti soldi, perché quei soldi servivano per riequilibrare il divario tra nord e sud. Certo. Allora che cosa fa? Arriva il governo Meloni e per uno scambio, diciamolo, tra la Lega che vuole l'autonomia differenziata e Fratelli d'Italia che porta avanti il premierato, ci porta sul piatto d'argento l'autonomia differenziata, per la quale, che l'autonomia differenziata non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, certo, per fare l'autonomia differenziata, perché la Presidente del Consiglio ha da poco firmato in Europa un patto di stabilità che io ho ribattizzato pacco, a forza di dire pacco mi viene sempre fuori pacco di stabilità, che prevede 12 miliardi di euro di taglio alla spesa pubblica, che la Presidente continua a dire, l'ha fatto durante conferenza stampa di inizio anno, che lei non aumenterà le tasse, quindi per rispettare quel pacco deve per forza tagliare sulla spesa pubblica e non avrà i soldi per realizzare l'autonomia differenziata, un'autonomia differenziata che dovrebbe garantire i LEP, i livelli essenziali di prestazione. Innanzitutto questi livelli essenziali di prestazione verranno definiti tramite i demonizzati DPCM. Il Parlamento, che io non è che rappresento me stessa, rappresento i cittadini che mi hanno votato, certo, non toccherà palla, non verranno garantiti perché non ci sono i soldi.
Non si parla di alcuna garanzia per quanto riguarda il fondo perequativo, che si occupa appunto proprio delle diseguaglianze, delle disparità. Non c'è da parte delle regioni un limite, cioè non ci sono delle regioni che devono dire io voglio queste competenze perché, queste materie di competenza perché. E da questo punto di vista si andrà a fare una secessione. Questi sono quelli che si definivano patrioti, sono quelli che si gonfiano il petto con l'inno d'Italia e poi di fatto questo paese lo stanno sfasciando. E tutto questo. C'è anche il sud che però non si ribella, o sbaglio? Ma il sud si ribella come? Cioè io devo dire la verità, io sono abituata sempre, prima ancora di puntare il dito, a fare autocritica. Certo. E mi sto chiedendo in questo momento che sto parlando con lei se noi siamo riusciti a portare effettivamente fuori quale sarà l'effetto catastrofico di questo genere di provvedimento sulla sanità, sull'istruzione, sui trasporti, su tutto, sui servizi essenziali dei cittadini. E l'Italia non si merita questo. L'autonomia differenziata è un disastro. Assolutamente sì, insomma, e lo abbiamo visto, insomma, stiamo un po' anche vedendo in prospettiva quelle che saranno le conseguenze. Magari oggi non ce ne rendiamo conto, però ci avviamo effettivamente intanto verso un processo di secessione, come lei giustamente sottolinea, ma soprattutto ad un impoverimento di aree che, insomma, sono ricche sì da una parte, ma povere dall'altra. Lei giustamente accennava alle aree interne, insomma, e sono aree interne che, insomma, purtroppo non hanno grossa ricchezza proprio in termini di occupazione, di servizi e quanto altro. E noi invece di dare nuovi fondi stiamo praticamente capovolgendo la situazione e le saranno sempre di più impoverite. Certo. Come vede il futuro di questo sud e anche soprattutto della nostra provincia, visto che siamo in provincia di Salerno? Ma io non vedo niente di buono all'orizzonte, perché il problema è che non c'è... Cioè, guardi, la cosa, lo dicevo prima, la cosa più triste di tutta questa vicenda dell'autonomia differenziata è che non è altro che uno scambio politico fatto sulla pelle dei cittadini, perché se qualcuno ha la possibilità di andare, diciamo, a guardare il resoconto dei lavori parlamentari, durante la prima parte dello svolgimento dei lavori in commissione sull'autonomia differenziata, noi, i miei colleghi, si sono visti presentati, i miei colleghi di commissione, degli emendamenti da parte di Fratelli d'Italia che ricalcavano quelli del Movimento 5 Stelle, perché la guerra interna al governo, tra chi vuole una cosa e chi ne vuole un'altra, ma non si può fare, cioè la politica non la si politica fa. La politica dovrebbe fare altro. Con il ricorso, rincorrendo semplicemente il consenso, la politica si fa tutelando i cittadini. Assolutamente. E questo non lo stanno facendo. Lei, visto che siamo in chiusura, insomma, come dire, alleggeriamo il nostro stesso spirito, perché davvero ci sarebbe da parlare ininterrottamente di problemi del nostro territorio e del paese in generale. Lei però, insomma, la sua parte la fa, e vedo anche con veemenza, con grande convinzione. Questo, insomma, è importante, perché il cittadino ha bisogno di vedere questo in un politico, a maggior ragione in un politico che ha un'appartenenza territoriale. Quindi la immagino che continuerà, insomma, con questo spirito. Assolutamente, fino all'ultimo giorno ringrazierò i cittadini che mi hanno dato la possibilità di servire il paese. Lo farò con questo spirito, spero sempre meglio. Certo. Fino all'ultimo giorno, con grande dedizione, anche, insomma, con grande responsabilità, perché lo dicevamo, ecco, qui, insomma, mi ricollego a quello che dicevamo in partenza: non è sempre facile, insomma, fare bene la politica, bisogna fare delle rinunce. Lei però, insomma, davvero ce la mette tutta, ha diversi incarichi importanti, ce n'è anche uno che non abbiamo citato. Sono membro dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Tra le altre cose. Sì. Quindi, insomma, un bel impegno anche lì. Sì, è un bel impegno molto importante, perché soprattutto a maggior ragione in un quadro come quello che stiamo vivendo ormai da mesi, con due conflitti che stanno devastando l'umanità. Prima di tutto, e poi perché comporta, diciamo, il ruolo di osservatore elettorale, che è sicuramente una bellissima esperienza che mi permette di, diciamo, visionare il funzionamento delle elezioni negli altri paesi, e poi sono il sale della democrazia. Assolutamente sì, guai se mancasse. E allora, senatrice, ci fermiamo. Io davvero la ringrazio di cuore per essere stata con noi, le auguro buon lavoro. Grazie a voi.